Devi valutare e poi decidere. Io mi sono avvicinato a te di mia iniziativa. Nessuno mi ha costretto. Mi sembra ancora un sogno. Mi fa piacere che la pensi così. Ma il sogno non durerà molto. Per tutta la vita. Ho paura di svegliarmi. Dipenderà da te. Io ti posso offrire la mia compagnia e la mia fedeltà. E un'infinita tenerezza. Non mi offri l'amore? No. Sono un po' prevenuto per quanto riguarda l'amore. L'amore è tutto nella vita. A volte può essere sinonimo di dolore. Ed è meglio non amare. Non provare quello che provo. Tu puoi scegliere. No, Roberto. Non potrò mai scegliere. Il giorno in cui ti ho visto, non so se devo dirtelo. Perché no? Non vorrei sembrarti sfacciata. Pensi di doverti vergognare per il fatto di amarmi? No, Laura. La nostra storia inizia ora. E la strada sarà lunga e difficile. Perché è difficile? Perché è sempre difficile. No, non sempre. Ci sono delle coppie che sanno amarsi per tutta la vita. Mi piace vedere che sei ottimista. Ma pensi che cambierò idea? No. Penso solo che sei giovane. E inesperta. Esatto. Voglio imparare al tuo fianco. Voglio vivere accanto a te. E finirai per conquistarmi. Con la tua dolcezza. E scaccerò i fantasmi del passato? No. Non ci sarà nessun fantasma del passato a tormentarci. E come riuscirai a dimenticare? Un po' alla volta. Con i tuoi baci. Sarà questa la tua missione. Una missione difficile per una ragazza come me. No, non ti sottovalutare. Tu hai paura. E io ti farò vincere quella paura. Ritroverai la gioia di vivere. Sono già sulla buona strada. Riuscirai di nuovo ad amare? Proviamo. Ma senza farmi domande. Senza farmi domande. Abbi fiducia in me. Ma guarda, è il fagottino più prezioso che abbia mai avuto. Ah, come è diventato grande in pochi giorni. Che bel bambino, guarda come fa. Non hai dimenticato di salutarci? Beh, è evidente, noi adesso siamo passati in secondo piano. Per la nonna esiste solo suo nipote. Me lo lasci tenere in braccio un po'? Sì. Solo un minuto però, altrimenti si abitua male e non ci lascia più dormire. Solo un minuto. Perché non lo lasci un po' a me? Beh, sì, pensavo di farlo, ma durante il giorno, quando ricomincerò a lavorare. Lo dicevo perché così dormirete tranquilli, vado io a lui e non avrete più problemi, ho preparato anche la culla. Adesso lo metto a nanna, così Serafino non può... Ma guarda, mamma ha predisposto tutto, con lei non puoi discutere. Sai dov'è il nonno? Dovresti saperlo. Sarà di là. Dovreste vedere com'è contento. Ascoltami, Mina, e anche tu, Serafino. Voi sapete che stiamo rimettendo a nuovo una camera, no? Sì. E pensavamo di destinarla a... Sì, sì, l'ho vista l'altro giorno, quasi ultimata. Ecco, e vi volevo chiedere se non vi andrebbe di venire a vivere qui. E lasciare l'appartamento? Ho pensato di proporvelo, perché così non dovrai lavorare tanto. Quando esci dal lavoro devi preparare la cena. Adesso hai anche il bambino. La mattina dovresti portarlo qua e poi venire a riprenderlo, no? Siamo vicini, mamma. La camera che vi offro è ancora più vicina. Tra l'altro la camera è grande, possiamo aggiungerci un bagno e diventerà proprio un piccolo appartamento e non dovrete pagare l'affitto. Io baderò al bambino e cucinerò per tutti. Beh, certo per me sarebbe senz'altro molto più comodo. Comprerò anche delle belle piante. Avete visto com'è venuto bene il cortile? Tu cosa ne pensi? Dovresti essere tu a decidere.
A dir la verità, io ho sempre voluto vivere vicino al nonno. E allora si può sapere perché ve ne siete andati? Volevamo solo avere la nostra casa. Questo va bene, ma per i primi tempi. Adesso il vostro è un matrimonio collaudato e avete anche un bambino. Bene, dacci tempo per pensare. È una cosa su cui dovremmo discutere da soli. Ma di che dovete discutere? Prendete i mobili e li portate qua. In quale altro posto pensate di trovarvi meglio? Scusami. Rosa, non sapevo che eri qui per fare una telefonata. Ti ho seguita perché volevo salutarti. Me ne vado. Sentiamo cosa hai in mente. Vuoi trasferirti? No, perché dovrei trasferirmi? Annalisa lo ha già fatto. Sì, lo so. Allora? E tu no. E chi te l'ha detto? Ah, non so. Probabilmente l'ho solo immaginato. Siccome vi ho visti uscire spesse volte insieme prima di diventare soci. Anche tu e io siamo usciti spesso insieme. Sì, però vi trattate in altro modo. Come Henry e tu? Infatti stavo per telefonare a Henry per chiedergli come mai non era venuto alla festa. A proposito, perché tu non c'eri? Non mi avete invitato. No, non essere ridicolo. Ti ho chiesto di organizzare tutto e di fissare il giorno. Ma non mi hai invitato. Cerca un'altra scusa. Questa non è buona. Io non ho certo bisogno di scuse. E come vedi, sono venuto qui per augurarti buona fortuna con la boutique. E l'avrò. Suppongo che sei venuto perché avevi del tempo libero. Da cosa? Dalle tue molteplici attività. Dalla tua società con Annalisa, dai tuoi problemi con Beva. So che a lei penserai tu. Mi hanno detto che verrà a vivere qui. Proprio così. Per allontanarla da me. Per difenderla da te. Tu credi veramente che io l'abbia incoraggiata? Non lo so. Nessuno può assicurarmi che tu non l'abbia fatto. Ti basta pensarci. Se lo avessi fatto sarebbe contenta. Sei molto sicuro di te. In questo ti assomiglio. Solo che le mie conquiste io continuo a farle in un ambiente più umile. Il mio, dal quale non sono mai uscito. Non perdere tutte le speranze. Forse adesso con Annalisa. Lei è una ragazza modesta. Io lo ero molto di più. Oh, se tu avessi visto stasera. È stato indimenticabile. Gente così importante. C'era la crema dell'alta società cittadina. Gente che vive in un cerchio così ristretto, così ostile. E adesso si inchinano di fronte alla grandezza di Rosa Ramos. Di fronte alla sua volontà, direi io. Ho dovuto avere molta pazienza, come tu mi hai insegnato. È così lontano quel passato. È davvero lontano per te. Io non sono cambiato. Sono lo stesso di sempre. Non è affatto vero. Perché dici che mento? Non ti lasci sfuggire una donna. Forse tu sei stata la mia donna. E Esteban. Non sei lo stesso di sempre. Tu pretendi che io ti sia fedele, mentre tu vai a passeggio sotto braccio con tutti i tuoi ammiratori. Dovrei chiudermi in casa a piangere. Piangerai nelle braccia di Annalisa. E a te cosa importa? Importa invece. Perché? Per la stessa ragione per cui tu non tolleri la mia amicizia con Henry e con Fernando. Perché noi esseri umani siamo così. Possessivi, gelosi. Lascia stare la storia della gelosia perché tanto non ci credo.
Tu devi credermi. Cosa hai in mente, Rosa? Dirti la verità. Quale verità? Tu mi hai insegnato che ci sono molte verità. Sei disposta ad ammettere davanti a me l'unica verità? Non capisco. Perché non vuoi? Non mi provocare. Sì, invece continuerò a farlo. Di quale verità volevi parlarmi? Io e te abbiamo bisogno l'uno dell'altra. Perché? Per tutto. Sai cosa ci unisce? Un'amicizia di più di 20 anni. La mia fiducia, la tua devozione. La mia devozione si è esaurita, non lo sapevi? Per questo mi sento così male. Ti sei chiesta qualche volta come mi posso sentire io? Torna con me. In che veste? Lascio decidere a te. Che sfacciata. Tu non lo sai. E ti piace anche giocare con il fuoco. Credi che mi brucerò? No. Vuoi farmi cadere in trappola? Questo funzionerebbe con Ocampo e Alvear. Loro non ti conoscono, ma io sì. Loro non sanno che a te piace provare fino a dove può arrivare il tuo potere per poi divertirti alle spalle del povero imbecille. Credi che io mi diverta alle tue spalle? No, perché non ho intenzione di permettertelo. Io non ti pregherò in ginocchio come Garide, né penso di corteggiarti come tutti gli altri. No. No, perché credo di essere un uomo che ha considerazione di sé e dignità. E certi principi per me hanno ancora valore. È perché sono un uomo. Non mi presterò a sottostare al tuo gioco. E quindi cercati un altro se vuoi farti corteggiare. Pronto? Ah, come stai, Henry? Un momento fa stavo per chiamarti. Ho telefonato per complimentarmi. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Chi te l'ha detto? Paola. Mi ha telefonato poco fa. Ah, sì, è stata qui. Se n'è appena andata. Tony l'ha accompagnata. Sono felice che tu abbia potuto realizzare questo grande sogno. Perché non sei venuto? Avevo desiderio di vederti. Pensavo che saresti passato. No, no, io non voglio importi la mia presenza. Non ho mai avuto questa sensazione. Io invece l'ho avuta. Per questo preferisco lasciarti la tua libertà. Non capisco, Henry, penso che ci dobbiamo delle spiegazioni. Perché non vieni domani, così potremo chiarire? Bene, alla solita ora. Sì, d'accordo, nel pomeriggio. A domani. A domani, Rosa. Me ne vado. Come mai così presto? Non vuoi bere qualcosa? No, senti, Ramon, io preferisco. Ecco qui il cognac. Fermati un minuto, Teresa, non ci fai compagnia. No, grazie. Cosa ti è successo stavolta? A me, niente. E perché hai quella faccia da funerale? Perché per me oggi non è festa. Perché non sei venuta? Non sono stata invitata. Ah, ti ci metti anche tu. Cosa avrei dovuto fare? Venirti a prendere in carrozza? Avresti dovuto dirmi voglio vederti lì.
Ma io so che le serve non vanno mai da nessuna parte con le padrone. Non starebbe bene. E da quando ti consideri una mia serva? Lo sono sempre stata. Dal giorno in cui ho lasciato il mio lavoro perché tu ti eri rotta una gamba. Dal giorno in cui mi sono trasferita con te nella nuova casa perché dovevi farci venire Caride. Teresa, che stai dicendo? La verità. Ma ci sono delle verità che non si possono dire agli Alvear. Stai sbagliando, sai. Quella di Mirta è stata una cattiveria inutile. Io l'avevo preceduta. Io credo che non sia stata una cattiveria. Lascia stare, Ramon. Non devi convincerla di niente. Ne hai motivo di difendermi. Quello che dobbiamo fare è andare via. Come? Teresa. E dove vorresti andare? In una casa nostra. A vivere la nostra vita. Non una vita come questa, fatta soltanto di elemosine e incomprensioni. Parla come te. Ti colpisce? Ma che cosa sta accadendo? Cosa ho fatto per avervi tutti contro? Niente, Rosa. Vai sempre più in alto, ma non è colpa tua. Qualche colpa la devo pure avere. Non piangere, Teresa. Non piangere. Io ho lasciato le mie sorelle al paese quando erano ancora bambine, sai? E tu sei la miglior sorella che io abbia mai avuto. Ma non devi piangere, Teresa. Teresa, io non ho mai voluto farti del male, non avevo intenzione di umiliarti. Ho sempre voluto il meglio per voi, non vi ho mai fatto mancare nulla come a mio figlio. Teresa, le persone che io amo di più al mondo vivono in questa casa. Solo che non ho saputo darvi il mio amore. Non ho saputo dimostrarvelo. Mi dispiace. Meno male. Ogni tanto ci vediamo. Dove sei stata? Al cinema. Ma non mi dire. Sì, mio caro. E con chi sei andata al cinema? Da sola. E pretendi che io ci creda, no? Mi lascia completamente indifferente il fatto che tu creda o no alle mie parole. Continui a sfidarmi, eh? Fa come ha detto Rita. Assumi un detective. E perché? Per avere la conferma di quello che già so. E se già lo sai, perché mi fai l'interrogatorio? Ines, tutto questo deve finire. Questo che cosa? La vita che stai facendo. Quella che mi obblighi a fare tu. Che ti obbligo, ma che faccia tosta. Sei tu che sei andata via di casa. Devo dirti perché? Perché avevo commesso un errore. E va bene, lo riconosco. Ho sbagliato. Ma fino a quando credi che dovrò pagare? Ma che cos'è che stai pagando? Io non ti ho chiesto niente, ti ho lasciato assolutamente in pace. Esco da sola e cerco di distrarmi come posso. Devi farla finita. Porto qui un maestro di yoga e non ti va. Perché gli dai troppa confidenza? E se vado al cinema da sola non ti sta bene neanche questo. Non credo che tu ci vada da sola. Ah no? E che cosa mi proponi? Che per farti stare tranquillo io mi rinchiuda in casa? Potremmo anche uscire insieme, non trovi? Quando e dove? Se tu non puoi mai. Ho passato una vita ad aspettare che i tuoi malati si rimettessero o morissero per avere di nuovo accanto un marito. Non urlate così, per favore. Abbassate almeno la voce. Nello studio si sente tutto quello che dici. Non ci crederai, ma questa è la prima volta che la vedo in una settimana. Io dormo sempre in camera mia. E anch'io. Ve ne discutete pure, però quando sarete da soli. Beh, anche adesso siamo da soli. Carlo, ma dov'è la tua dignità? Sono stufo di fare la figura dell'imbecile. Ora basta. Chiudete la bocca tutte e due. Ascoltatemi bene. Per lavare i propri panni sporchi ci sono altri momenti. Carlo, tu sei un medico affermato e hai lo studio qui dentro casa. E questa è un'immagine che dovete salvaguardare entrambi, lui, tutti e io. Due. Perché della professione di Carlo hai usufruito tu e anche Rita. E vostra figlia viene prima di ogni altra cosa. Quindi finitela di litigare e andate d'accordo. Oppure separatevi una volta per tutte, comportandovi da persone adulte, non come ragazzini capricciosi che discutono per ogni sciocchezza. Ah, per te sarebbe una sciocchezza quello che mi ha fatto. Fino a quando glielo rinfaccerai? C'è un limite a tutto. È quello che ho sempre detto anch'io. Ma come puoi paragonare l'atteggiamento di Carlo con il mio? Non sto facendo confronti.
Vorrei soltanto che voi cerchiate di avere un po' di buonsenso. Non potete continuare ad andare avanti così. Se state ancora insieme è perché in fondo vi amate. E quindi se vi amate, decidetevi ad ammetterlo una buona volta. E per favore, smettete di gridare. Papà ha ragione. Altro che. E allora? Quando sono tornata abbiamo fatto un patto. Che io avrei vissuto in piena libertà. Questo è un patto che hai fatto da sola. Io non ho mai accettato. Perché dovrei darti la tua libertà se io non ho la mia? Ma non farmi ridere. Né la voglio. Te ne sei accorto un po' troppo tardi. È tardi, Ines. È tardi per riconquistare il tuo amore.